Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma guardi, se questo governo si impegna a creare politiche sociali a partire dal lavoro naturalmente, ma soprattutto politiche di conciliazione e anche di attenzione alla famiglia, al costo dei figli, e lo fa appunto per andare incontro a quelle famiglie che non riescono ad avere tutti i figli che vorrebbero proprio per ragioni economiche. Io il termine natalità lo condivido, perché sicuramente questo paese ha bisogno di crescere anche dal punto di vista demografico. Il ministro Andreatta ne parlò la prima volta al governo nel 1980. Provammo a far qualcosa quando ero al governo, ma duravamo solo 2 anni, quindi era un po' difficile imprimere una svolta. Se invece quel termine è inteso come rendere difficile la scelta, già allora è un'altra storia. Di una donna che, rispetto, deve prendere una decisione tragica di rinunciare al proprio figlio e magari gli si crea qualche problema, ecco, allora non lo condivido. Nella prima accezione lo condivido, chiaramente. Allora, tra l'altro sul punto la Meloni si è espressa solo dicendo vedremo, lavorando vi dimostreremo chi diceva le sciocchezze e chi diceva la verità rispetto al fatto che sulla 194 non abbiamo nessuna intenzione di mettere mano.